chiamo Alexandra e sono la vicepresidente di sezione di Roma di FIDAPA BPW. Questa intervista fa parte del progetto in cui cerco di approfondire come viene realizzata la politica di inclusione sociale, dell'equità e della formazione di qualità dai vari enti, istituzioni e aziende. Oggi il mio ospite è Carolina Gianardi, la cofondatrice di Inclusione Donna. Buongiorno Carolina. Grazie Alessandra, buongiorno. Grazie mille per la disponibilità e volevo chiederti subito, ci potresti raccontare in breve la storia di Inclusione Donna? Qual è la vostra mission? Assolutamente sì. Inclusione Donna è un'alleanza di associazioni e di ambassador. Oggi raggruppa oltre 70 associazioni e oltre 40 ambassador. Complimenti. Grazie. Che è nata con l'obiettivo proprio di mettere a sistema un network di realtà che si occupano della occupazione appunto della rappresentanza femminile in Italia e che hanno fra le loro socie persone che operano nei settori più diversi, sono lavoratrici dipendenti, sono libere professioniste, sono imprenditrici, e questo patrimonio è stato messo a fattor comune con l'obiettivo di muoversi nei confronti soprattutto del governo e delle istituzioni per fare lobby e finalmente poter cambiare quella che è una situazione del nostro paese dove la parità di genere è ormai ferma da tanti anni. È vero, anche FIDAPA ne fa parte, lo so. Assolutamente sì, è una di queste 70. Esatto, esatto. Carolina, secondo te il sistema, perché tutto comincia dall'educazione, diciamo, il sistema educativo italiano è adeguato alle richieste del mondo di lavoro di oggi? Ragazzi e ragazze hanno le stesse opportunità? Allora, se parliamo della formazione, dobbiamo subito dichiarare che l'Italia è uno fra i paesi che ha il più grande mismatch fra formazione e lavoro. Questo vuol dire che spesso le competenze richieste dal mondo del lavoro non sono quelle che il sistema scolastico ha fornito ai nostri ragazzi. Ci sono più interviste a giovani che dichiarano che la loro formazione ai fini lavorativi viene fatta fuori dal sistema scolastico, e sappiamo che due lavori tecnici su tre non trovano persone per essere eseguiti. Quindi è chiaro che con la digitalizzazione, con le nuove tecnologie, con la transizione al green, anche il sistema scolastico deve rivedere i propri contenuti, deve rivedere le proprie modalità di formazione e deve anche rivedere quelle che sono le competenze del personale che fornisce appunto educazione ai nostri ragazzi. Quindi una lunga strada da percorrere per non restare al palo. Invece, parlando sempre del passo successivo, quindi del mondo di lavoro, io so che guardando sempre la cosa dalla parità, dal punto di vista di parità di genere, in Italia c'è una forte differenza tra donne e uomini sul posto di lavoro, sia dal punto di vista di carriera che della remunerazione. Cosa ne pensate? Quali sono le vostre osservazioni in questo campo? Ma allora, su questo tema credo che ci siano un paio di statistiche che rappresentano la complessità in cui ci troviamo. Innanzitutto l'occupazione femminile, e qui parliamo delle donne in età compresa fra i 15 e i 64 anni, è al 49% ed è ai livelli più bassi insieme alla Grecia a livello europeo. Anche quando cambiamo, diciamo, la fascia di età e guardiamo alle donne ad esempio fra i 25 e i 49 anni, vediamo qui che il tasso di occupazione migliora significativamente perché è superiore al 70%. Qui però riscontriamo già il primo problema, perché quando guardiamo invece a donne che nella stessa fascia di età hanno un figlio con età inferiore ai 6 anni, questo tasso di occupazione scende al 53%, quindi ci sono 20 punti percentuali
percentuali di minore occupazione per le donne che hanno un figlio di età inferiore a 6 anni. E questa è un po' la sintesi di un percorso che comincia anche dopo gli studi, perché le donne, per quanto siano più laureate, per quanto abbiano risultati scolastici migliori, già in occasione della prima occupazione riscontrano i primi segnali di divario salariale, e questo divario va ad accentuarsi nel tempo, appunto con l'avvicinarsi della maternità, che si traduce poi anche in un minor tasso di occupazione. Questo perché? Perché il sistema paese di fatto non fornisce le politiche pubbliche adatte, non fornisce il supporto alle famiglie con figli. Sappiamo le attività di cura continuano a ricadere in prevalenza sulle donne, sì. E questi chiaramente sono i driver principali per un divario che nel corso degli anni non siamo riusciti a ridurre, anzi in alcuni casi si è anche ampliato. Sì. No, sì, anche io infatti ho visto le statistiche, che ci sarebbe insomma da lavorare per migliorare la situazione. Rimanendo sempre nel campo di lavoro, pandemia Covid ha portato tanti problemi, ma ha portato anche nuove soluzioni, tra cui smart working. Adesso questo modo di lavorare ormai è diventato normale, ma avete qualche riflessione sull'impatto di questo tipo di lavoro sulle donne? Cioè, come si svolge il lavoro smart working della donna e che impatti ha? Certo, allora sicuramente nel corso della pandemia è emersa questa nuova modalità di lavorare in maniera estensiva, che si è affiancata però sempre durante la pandemia ad un fenomeno che è stato definito quella della she-cession, cioè la recessione per quel che riguarda il lavoro delle donne. Perché? Perché di fatto quello è stato un momento in cui soprattutto i settori a maggior occupazione femminile hanno risentito appunto della pandemia, ha fatto sì che molte donne perdessero opportunità lavorative. Lo smart working è oggetto di valutazioni contraddittorie. Evidentemente è una bellissima opportunità per riuscire finalmente a bilanciare di più l'attività lavorativa con quella personale. Dall'altro lato però rischia di essere soprattutto per le donne un boomerang, perché di fatto con l'obiettivo di poter gestire più facilmente il carico di cura, le donne hanno una maggiore tendenza a ricorrere al smart working. Questo però succede in concomitanza col fatto che gli uomini, soprattutto quelli delle generazioni meno giovani, tendono a ritornare in ufficio full time, e questo certo. Di fatto può tradursi in ulteriori minori opportunità di crescita professionale per le donne. Questo non lo vediamo sui giovani, perché sui giovani entrambi i generi mostrano grande interesse a una maggiore flessibilità nell'attività lavorativa. È anche vero però che le aziende non hanno ancora trovato una quadra, dico io, no, fra quello che è il lavorare a casa o lavorare in ufficio, mentre in realtà bisognerebbe trovare un modo di lavorare in maniera agile a prescindere dalla location in cui si lavora. Quindi c'è ancora molta strada da fare perché lo smart working possa veramente diventare un acceleratore anche dell'occupazione femminile. Sì, quindi alla fine siamo all'inizio, diciamo, di questa assolutamente strada. Sì. Però è un utensile insomma valido per assolutamente sì, bisogna evitare, no, che si traduca in quel part time, no, a cui le donne hanno fatto ricorso in passato proprio certo. Per cercare di conciliare la propria attività di cura. Un po' tutto. Assolutamente. Nel PNRR è stata introdotta la certificazione di genere. E so che anche Inclusione Donna ne è stata una fortissima sostenitrice. Che soluzioni può portare questa certificazione? Quante aziende l'hanno già fatta? Come funziona secondo voi? Allora, è vero, Inclusione Donna con le sue associazioni si è fatta parte attiva proprio insieme ad UNI per la definizione dei criteri di questa prassi di riferimento, che appunto è la UNI 125. Di fatto si tratta di una prassi che consente alle aziende di qualunque
dimensione di certificarsi proprio sulla parità di genere, e questo è uno strumento importantissimo dal nostro punto di vista proprio per andare verso una maggiore equità di genere nel mondo del lavoro. Si tratta di una certificazione su base volontaria, però una certificazione che porta con sé delle premialità, premialità che riguardano la partecipazione a bandi di gara, premialità che riguardano dei benefici per quel che riguarda gli incentivi contributivi, ed è una certificazione che oggi ha visto già 150 aziende raggiungerla. È chiaro che, come tutte le cose nuove, è un percorso. Certo. È un percorso dove sicuramente noi vediamo ancora degli spazi di miglioramento, perché ad oggi sono soprattutto le grandi aziende che si sono certificate, mentre questo è uno strumento che deve riguardare soprattutto le piccole e medie imprese, di cui è fatto il tessuto imprenditoriale italiano. Ed è per questo che sono fondamentali i bandi che progressivamente vengono pubblicati, proprio per fornire a queste piccole e medie aziende dei contributi proprio a sostegno dei costi per la certificazione. Dall'altra parte, gli sgravi contributivi oggi riconosciuti dell'1% fino a un massimo di 50.000 euro riteniamo debbano essere confermati anche per gli anni successivi al 2022 e possibilmente aumentati, perché evidentemente la percentuale e l'importo sono assolutamente contenuti. E l'altro ambito dove noi continuiamo a prestare molta attenzione è quello del codice degli appalti, perché il codice degli appalti prevede oggi che le società certificate possano vedere delle agevolazioni in termini di garanzie che devono prestare in sede appunto di gara. Era previsto anche che la certificazione potesse fornire dei punteggi aggiuntivi delle premialità. Nell'ultima versione del codice degli appalti questo non è più previsto, ma noi continueremo ad insistere perché lo riteniamo un punto fondamentale. Quindi la certificazione di genere per noi può essere uno strumento veramente per fare quel salto di qualità sulla parità di genere nel mondo del lavoro che fino ad oggi l'Italia non è riuscita a fare. Okay. Quindi mi sembra di aver capito che in realtà avete anche individuato i certi rischi nell'applicazione di questa opportunità di miglioramento, okay. Direi, no? E come tutte le cose non bisogna mai abbassare la guardia, no? E quindi noi continueremo a vigilare proprio perché questo strumento diventi veramente una prassi. Perfetto, no, sarebbe auspicabile, sicuramente di grande aiuto. Invece oggi quali sono i progetti, temi su quali concentrate i vostri sforzi? Allora, noi oggi ovviamente, oltre a continuare a monitorare la certificazione sulla parità di genere, vediamo altre due priorità fondamentali. Una è quella della definizione di linee guida per la valutazione dell'impatto di genere. Diventa fondamentale perché qualunque misura del Parlamento, piuttosto che qualunque progetto, possa quantificare ex ante l'impatto appunto sulla parità di genere e poi poter andare ex post a misurare effettivamente qual è stato il risultato raggiunto. Giustamente tu dicevi che il PNRR fra le linee, diciamo, trasversali vede anche quella della parità di genere. Il CNEL proprio recentemente ha presentato i risultati di una prima valutazione di come i progetti PNRR possano impattare sulla parità di genere, e devo dire che le prime evidenze non sono particolarmente positive. Quindi a maggior ragione diventa fondamentale arrivare, un po' come è stato fatto, no, con la certificazione della parità di genere, ad una prassi anche per quel che riguarda i criteri sulla valutazione di impatto di genere. L'altro tema su cui noi siamo focalizzati è quello dell'imprenditoria femminile. Questo è molto interessante sicuramente. Sì, da due punti di vista. Uno è quello di poter arrivare a una definizione univoca
di impresa femminile, oggi a seconda del bando di gara, a seconda del tipo di misura, le definizioni sono diverse, non sempre sono le stesse a livello europeo, e quindi qui è importante, e ci sono già delle iniziative in corso per poter arrivare a una definizione univoca, ma l'altro aspetto che è quello chiave è quello dell'accesso ai fondi e ai finanziamenti, perché sappiamo che le imprese femminili sono quelle che accedono meno sia a fondi pubblici che ai finanziamenti bancari, e questo di fatto fa sì che poi spesso l'imprenditoria femminile si riduca a delle microattività, no? E non ci sia invece sostegno per imprese che possono crescere, che possono anche ambire dei processi di internazionalizzazione. Quindi misurare, monitorare che accesso queste imprese hanno ai fondi pubblici e ai finanziamenti bancari è fondamentale, perché se vediamo anche le ultime misure anche a livello regionale, spesso gli importi riconosciuti all'imprenditoria femminile sono quasi figurativi, 5.000 euro, che è evidente essere il risultato, no, di un retaggio mentale per cui la donna deve svolgere una microattività, deve aprirsi il negozietto, deve fare, no, un'attività part time, e non si pensa invece, no, all'imprenditrice alla stregua di un imprenditore. Sì, perché ci sono questi cliché comunque legati alla donna. Assolutamente. E questo dobbiamo cambiare. E questo è anche un peccato perché ci sono tanti fondi, appunto PNRR, piuttosto che fondi europei, piuttosto che fondi regionali, che rischiano di non essere utilizzati al meglio. Carolina, grazie mille per questa intervista super interessante. Sono sicura che prenderemo tanti spunti per i nostri eventi futuri e temi di cui discutere. E grazie a tutti voi per averci seguito.